Benedetto chi accoglie la parola. Cristo è risorto! Buona giornata, cari amici. In questo giorno la liturgia ricorda la visitazione di Maria a sua parente Elisabetta. Accogliamo il Vangelo che ci viene proposto, che è proprio Luca 1:39-56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Amen. Carissimi, oggi abbiamo in questo bellissimo Vangelo e pericope lucana la vicenda di Maria che va da sua parente Elisabetta. Ma quanto è importante sapere ciò che è accaduto prima, perché ciò che importa in questo viaggio è che Maria va da Elisabetta perché ha accolto, dopo aver ascoltato la voce di Dio attraverso l'angelo. Maria è colei che di fronte all'annuncio che le è stato dato, rallegrati Maria, il Signore è con te, tu partorirai e avrai un figlio per opera dello Spirito Santo. Lei ha creduto in queste parole. E quando ha detto com'è possibile, l'angelo le ha detto: guarda, anche Elisabetta, tua parente, che era sterile, ha concepito. Ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Maria accoglie l'annuncio dell'angelo senza capirlo. E sente una novità che solo l'angelo poteva sapere. Elisabetta è incinta ed era avanzata negli anni ed era sterile. Allora, proprio perché ha ascoltato, obbedito alla parola, cosa fa? Va di corsa, in fretta, dice Luca 1:39, verso Elisabetta e fa un lungo percorso dalla Galilea alla Giudea, vicino a Gerusalemme, Engarem. Va per vedere con i suoi occhi, per sentire con le sue orecchie che la promessa di Dio si è realizzata nella sua parente Elisabetta. E una volta giunta a casa di Elisabetta, viene salutata. «Benedetta tu tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo». Vedete che annuncio, che benvenuto che le viene fatto. Maria va a cercare un segno
di cui aveva parlato l'angelo, trova un benvenuto, una benedizione. Trova un fatto miracoloso che Dio aveva portato nella vita di Elisabetta e Zaccaria, ma trova una novità, un nuovo annuncio: benedetta tu tra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo. Elisabetta profeticamente le annuncia questa benedizione e Maria non può far altro che intonare, cantare un Magnificat a Dio, un canto di lode, di esultanza. Ma tutto perché? Perché ha ascoltato, perché ha accolto, perché ha obbedito alla parola di Dio. Cari amici, questo è ciò che è il Vangelo di oggi, è che Maria ci viene a donare come modello di vita, come modello del cristiano. Lei è benedetta non solo perché è stata scelta da Dio e perché nel suo grembo viene portato il Salvatore, ma è benedetta innanzitutto perché da persona umana, da nostra sorella, potremmo dire nella fede, ha accolto, ha aderito, ha creduto alla promessa di Dio. Anche noi con Maria, in Maria possiamo essere benedetti oggi. Sapete come? Se facciamo come lei ha fatto. Benedetto il frutto del tuo grembo, benedetta te che hai ascoltato, hai creduto e hai messo in pratica le parole di Dio. Ecco che oggi è una giornata di benedizione per tutti i cristiani, per tutti coloro che hanno accolto la parola di Dio, hanno messo in pratica, hanno obbedito, hanno creduto alla sua parola e non si sono lasciati traviare dai pensieri del mondo, dai pensieri negativi, dallo scoraggiamento del mondo, dalla depressione che c'è nella società. Ecco l'insegnamento di oggi, di questo Vangelo e di questa festa della visitazione di Maria a Elisabetta. Che possiamo anche noi quindi essere benedetti perché accogliamo, crediamo nel Verbo di Dio. Amen. Grazie Signore Gesù perché Tu oggi sei qui, vivo, presente nella nostra vita. Grazie perché in Maria Tu ci hai donato un modello e un esempio da seguire. Anche io voglio essere come lei. Credere pur non vedendo, credere pur non sperimentando forse oggi quella benedizione. Perché lei solo dopo settimane ha sentito che qualcosa c'era nel suo grembo. E dopo mesi ha visto nascere il tuo figlio Gesù, o Padre. O Signore, fa che anche io possa essere paziente verso la tua parola, possa essere fedele, pieno di speranza, e donami insieme alla mia famiglia, nella mia casa, di poter essere fedele sempre alla preghiera personale, all'ascolto della tua parola, nel metterla in pratica, perché possa essere sempre la mia luce. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora prendiamo lo slogan di oggi, facciamolo nostro: benedetto chi accoglie la parola. E benedetto sei tu che stai guardando questo video, perché hai scelto e deciso di accogliere la parola. E che la promessa di Dio si faccia carne nella tua vita. Amen. E allora, cari amici, di nuovo vi invito alla giornata di questa domenica. 5 giugno, giorno di Pentecoste, sarà qui a Strona una giornata di effusione alla presenza del nostro fondatore, Padre Riccardo,
e alla presenza dei nostri parrocchiani, dei membri della Coinonia e di tutti coloro che abitano qui vicino e vogliono celebrare la venuta dello Spirito Santo, l'effusione dello Spirito, pregare insieme, cantare, invocare la forza dall'alto. Dalle ore 10, domenica 5 giugno, Strona. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, ciao. Yeshua è il nome di Gesù in ebraico, che significa Dio salva. Yeshua, Yeshua. Qualche anno fa, nel 2018, qui a Strona stavo pregando e sono stato toccato dalle parole di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, che dice: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Nessuno mai amato me come mi hai amato tu, come mi hai salvato tu. Quante volte avevo letto e pregato queste parole, ma in quel giorno mi hanno trafitto il cuore e ho sperimentato nuovamente l'amore personale, forte e incondizionato del Signore Gesù verso di me.